30 luglio, giorno 127, oggi non ho ricordi della mattinata, non mi ricordo cosa ho fatto. Oh sì, è andato a fare la spesa, niente di speciale. Pomeriggio, oggi sarebbe stato il primo giorno che ho rifatto con Francesco, ero un pochettino preoccupato che qualcosa andasse storto, gli ho dovuto dare una delle mie magliette, quella che ho preso durante il temporale perché i miei vestiti erano fradici. Si è cavata molto bene perché essendo tranquillo, cioè è stato tranquillo, ma ha fatto tutto in maniera celere e puntuale, però il suo fatto di non angosciarsi perché è profondamente tranquillo gli ha permesso di lavorare molto bene, non si è fatto prendere il panico agli imprevisti, perciò benissimo, molto molto bene, sono rimasto sorpreso e contento. Oggi è arrivato una specie di padre padrone di nuovo. Divorziato che esigeva di portare via i figli alla madre, ha fatto una scenata, ha urlato, io mi sono spaventato, nessuno degli uomini lì attorno ha fatto niente, non me ne sono accorto subito, no, mi sono accorto subito di lui, non mi sono accorto, non ho neanche pensato alla reazione degli altri uomini, ho subito chiamato la sicurezza che è corsa e l'ha allontanato. Solo dopo ho sentito una donna parlare di tutti gli uomini lì, nessuno ha fatto niente, solo quel ragazzo ha chiamato la sicurezza e mi sono reso conto che solo allora sono stato l'unico a fare qualcosa di vergognoso e mi sono sentito anche bene perché ho fatto qualcosa. Dopodiché è finito tutto, ah no, ce l'ho fatta forse avere una specie di appuntamento con la ragazza del gelato. Ho chiesto, ma sì, usciamo la settimana prossima, aggiungimi su Facebook, sentiamoci, vediamo se questa mi aggiunge su Facebook o se un'altra paccata come è stata quella della scalata. Dopodiché siamo andati al compleanno di Elisa a Areano, tra i monti, tra le colline. È stata bene, adesso sono quasi le 3 di notte, sono stato fin là a chiacchierare, a parlare, forse combiniamo la settimana prossima, forse no. Ho visto Danny, lui è diventato più venale di come me lo ricordassi, forse è sempre stato così. Lui vuole arrivare a 30 anni in carriera, vuole essere quel giovane che si è arricchito in fretta, che guida il Ferrari, che ha un conto in banca cospicuo. Mi è sembrato così, futile tutto quello che voleva, una vita sprecata. Non mi segue quello che vuole. E questo è insulto, quello che è successo oggi, sono parecchio stanco, sono contento che ho fatto il video perché non avevo neanche voglia di farlo, sono in bagno. Sul gabinetto perché vorrei tanto andare di corpo, ma alla festa ho mangiato troppe cose fritte, tutte verdure, e penso che non andrò per un po'. E detto questo, mi congelo prima di darmi alle flatulenze del molto rumoroso.